dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore, se no vi avrei mai detto vado a prepararvi un posto. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. Ed è il luogo dove io vado, voi conoscete la via. Gli disse Tommaso: Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? E disse Gesù: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Parola del Signore. Ecco, approfittiamo un po' di questo Vangelo, che è un frammento dei discorsi di testamento di addio che secondo l'Apostolo Giovanni Gesù fa nel contesto dell'ultima cena. Quindi parole particolarmente importanti, come quello che un genitore dice ai figli prima di morire. E in questo contesto Gesù ci rivela soprattutto due cose. La prima, la più importante, parla del paradiso attraverso questa immagine: io vado a prepararti un posto e quando l'avrò preparato tornerò da te per portarti là, per darti questa vita. Ecco, questo discorso è, con un'immagine, è una rivelazione sul nostro futuro ultimo e ci dice che nel cuore di Dio, nella sua vita, nella sua eternità beata, c'è un posto per te. C'è un posto per te preparato da Gesù stesso, meritato da Gesù. Quell'aspirazione che tu hai sentito qualche volta nella vita di essere felice, di avere un ideale grande da realizzare, questa aspirazione Gesù vuole che si realizzi pienamente in Dio, nel tuo futuro ultimo. Tu hai un posto nel seno del Padre, nella sua vita beata, e Gesù ti rivela qualcosa di questo. Questo spiega anche perché sulla terra questo ideale di felicità non si realizza mai. C'è qualcosa che assomiglia a questa felicità che tu desideri, ma sempre imperfetta, perché il tempo consuma tutte le cose più belle, gli affetti, a volte anche i beni terreni, eccetera, eccetera. Ecco, allora una grazia che il Signore vorrebbe mettere nel tuo cuore, io ritengo, è questo spostamento dell'aspirazione alla felicità su questa parola di Gesù. È una convinzione nuova, tu puoi dire: per me c'è un posto in paradiso. Diciamo una volta. Questo è un grande atto di fede che dà tanta gioia a Dio quando lo fai con sincerità di cuore. Allora di con me: io credo, Signore, sulla tua parola, per me c'è un posto in paradiso.
non voglio perderlo. Così sia. Ecco, poi Gesù alla fine di questo breve Vangelo ci dice anche il modo di prepararci, con quelle parole misteriose a Tommaso quando dice voi conoscete la via di come sarete in paradiso. Lui ovviamente non capisce, interpreta in senso terreno le parole di Gesù e dice: Signore, come facciamo a sapere la via, a sapere la meta, diciamo, di questa avventura se non sappiamo manco dove dobbiamo andare? E Gesù rivela con parole misteriose: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno può salire al Padre se non per mezzo di me. Ecco, allora la strada per occupare questo posto dove sarai veramente felice è Gesù. Più tu ti unisci a Lui e cerchi di capirlo, di ascoltarlo, più vai sulla strada del cielo, che è quella che resta. Noi a volte diciamo cielo, ci sembra una cosa un po' evanescente. Non è così, è la realtà che rimarrà. Quindi il senso della vita è unirsi sempre di più a Gesù, imparare a seguirlo, a stare uniti a Lui, perché è Lui che ci apre questa possibilità di una vita pienamente felice con Dio. E qui anche, vado a concludere, trovi anche il senso del tempo. Io oggi ho anche questa occasione di fare il mio compleanno e rifletto molto su questo del tempo e capisco sempre di più che Dio ci dà il tempo per prepararci all'eternità e per aiutare altri che Dio ci ha messo a fianco a scoprire questa vita piena che Gesù ci vuole dare. Ecco, quindi il tempo che viviamo sulla terra è preziosissimo. Noi a volte un po' ci rattristiamo quando vediamo che il tempo passa, perché per noi senza l'aggancio a Gesù il tempo che scorre è come un anticipo quasi della morte, che le cose finiscono, le cose si spengono, eccetera. Ecco, però quando c'è la presenza spirituale di Gesù in noi, questo tempo diventa preziosissimo e più passa, più è prezioso, perché è più vicino all'eternità. Chiediamo al Signore che ci aiuti un po' a capire questo, a ricordarlo, perché questa è proprio la gioia della nostra vita. E in questo tempo che passa, le gioie e i dolori che noi viviamo sono una preparazione al paradiso. Sono una preparazione al paradiso, sia le gioie che ce lo anticipano, ci fanno credere alla felicità piena che Dio ci dà, ma anche i dolori che purificano il nostro cuore e ci preparano a quell'amore purissimo ed eterno che si può vivere in Dio quando andremo ad occupare quel posto riservato a noi che nessuno ci può prendere. Ecco, purché noi continuiamo il cammino con Gesù e andiamo ad occuparlo. Se noi non lo occupiamo, quel posto resterà vuoto, in eterno, perché quello è un posto che Dio ha pensato per noi quando ci ha chiamato all'esistenza. Allora ringraziamo Gesù e poi anche cerchiamo, seguendo Gesù, di aiutare gli altri a scoprire, a sapere che c'è questo posto anche per loro e a vivere in modo da poterlo occupare quando il Signore verrà. Diciamo gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
grazie, Signore, del posto che hai preparato per me. Dammi il senso della vita e del tempo che passa. Amen.